la più importante attrante della condizione urbana del XX secolo. Ed è questo davvero, forse il maggior contributo di Gabriele Basilico. Non si può così avere un'idea dei profondissimi cambiamenti urbanistici, sociali, economici che sono intervenuti in questa città se non ci si confronta in maniera attenta con la figura di Gabriele Basilico. Anche perché penso che una delle identità, forse una delle identità più profonde di questa nostra città, che forse questo è il suo essere, è proprio il fatto di essere in continua trasformazione, no? E quindi coloro che in qualche modo documentano e soprattutto documentano i cambiamenti nella maniera straordinaria come ha saputo fare Gabriele, ecco, questa è una cosa di grande importanza. Devo dire che l'estetica e la dimensione così straordinaria della fotografia di Gabriele Basilico richiede un progetto complesso, quasi un progetto che possa toccare luoghi, sedi diversi, porzioni diverse della nostra città. L'avevamo immaginato così già dal principio con Giovanna Calvenzi, quando abbiamo iniziato a parlarne, quando Presidente Stefano Boeri mi ha raccontato di voler fare un grande progetto dedicato a Basilico alla Triennale di Milano. Abbiamo subito immaginato con Domenico come poter unire istituzioni della città e come poter raccontare al meglio questa ampissima, articolatissima produzione fotografica di Gabriele, che ovviamente racconta al meglio non solo la nostra città ma le città. Milanese, quindi vedremo forse a Palazzo Reale Beirut. Di queste tante, sì, non le avevo neanche mai viste io, quelle delle fabbriche, eccetera, per esempio quelle del Novecento, erano servizi che lui aveva fatto evidentemente anche sotto commissione, certo. No? Per esempio quelle del Centrale, eccetera, eccetera. Lui andava alle 5 di mattina quando non c'era nessuno. Non c'è mai un'anima viva. Grazie. Questa mostra che unisce due istituzioni così importanti, per cui Electa collabora e lavora da anni come editore, come produttore mostre, e in questo caso ci vede in veste di editore in primis, e infatti ho portato con me il catalogo appena uscito, che testimonia questa unione effettiva, perché effettivamente sono due volumi uniti in uno a rappresentare le due mostre, un progetto di Tomo Tomo su cui abbiamo lavorato molto e siamo davvero molto, molto orgogliosi. Thank you.
di lavorare sull'opera di Gabriele, che per me, e sono sicuro di non parlare a titolo solo personale, ma per me, ragazzo che studiava architettura a Milano negli anni 90, per me appassionato di fotografia, per me appassionato di città, quindi credo di parlare a nome di migliaia di persone, è stata una figura di riferimento nel modo più assoluto. Basilico colpisco, oltre a tante cose, le sue riflessioni sul vuoto. E io mi chiedevo perché quest'uomo dice che il vuoto non è solamente assenza, non è solamente nulla, che ha in mente le foto sulle architetture di città. Quando è che il vuoto è significativo? È strano. Come fa il vuoto, il nulla, apparentemente a essere significativo? I poeti forse lo sanno, perché anche gli spazi bianchi in una poesia contano, anche il vuoto tra un verso e l'altro conta. E vuol dire che c'è nella sintassi artistica questa strana possibilità che non solo il pieno significhi, ma anche il vuoto, ma anche l'apparentemente nulla, l'apparentemente niente. In una sintassi significativa che è artistica, appunto, che è capacità di composizione tra pieni e vuoti, tra ritmi e silenzi. E Basilico in questo senso è veramente un poeta della fotografia. Questa magia del vuoto trasmette la capacità di leggere delle sensazioni e secondo me è una delle cose più difficili da realizzare in fotografia, e lui è stato davvero un maestro da questo punto di vista, ma soprattutto è stato un precursore di questa cosa. E quindi anche chi magari non ha un background che permette di leggere magari certe cose, è rimasto colpito proprio da questa capacità essenziale di comunicare. Poi dei giovani di Siena hanno fatto un fumetto, cioè un'esagerazione, sono successe tante di quelle cose, tutte molto belle, per cui io non vorrei qui parlare delle mostre, ma finirla ringraziando tutti quanti, perché questo, come dire, questa collezione di effetti è davvero qualcosa di speciale, per la quale io devo ringraziare il Comune di Milano, Triennale, Electa, ma soprattutto tutte le persone che in questa occasione ci hanno consentito di dimostrare l'affetto che la città riporta nei confronti di Gabriele. Sicuramente, grazie.